faccio una mia giornata nell'articolo quello che si augurava, cominciato con l'approccio giusto, con la doppia, quindi ci aveva messo quello che tu chiedevi poi dopo, subito dopo la sconfitta come quella di Venezia, poi con la passare dei minuti però forse la panchina, forse comunque dopo fuori Venezia. Sì, innanzitutto siamo dispiaciuti chiaramente di finire la stagione senza andare avanti, la serie alla bella, è stata una stagione, parliamo anche della partita, quando sono arrivato io posso dire che è stata una stagione, anche la prima, una stagione sempre di rincorsa, di molti alti e bassi, di una squadra che ovviamente non ha mai trovato la tecnica giusta e perciò siamo sempre stati un po' di rincorsa. Gli infortuni chiaramente in una squadra così corto non ci hanno aiutato, però diciamo che poi nelle partite importanti non abbiamo avuto risultato, anche qualche partita buona, non posso parlare di questo momento, io c'è stata sicuramente una bella reazione, però è una squadra che effettivamente non ha mai provato, non abbiamo mai provato la tecnica giusta, ci dispiace soprattutto per la società che comunque ha investito su questa squadra. Sono stati tutti cose che oggi sono stati sicuramente vicini alla squadra, perciò insomma arrivando sesti sapevamo che avremmo preso una delle parti forti, perciò era veramente tosta dura. Oggi c'è stato l'appunto giusto, abbiamo fatto una bella partita nei primi due tempi, è chiaro, se lo vedete alla fine del primo quarto loro hanno già cambiato tutto il quintetto, perciò la seconda cosa è andata un po' dentro fiato, era prevedibile, perciò per me i valori sono questi, mi dispiace perché magari riusciva a mantenerle un po' fino magari a qualche parte, ma riusciva a mettere veramente molto molto difficile, c'è da resettare, io vorrei ringraziare la società che mi ha chiamato a stagione in corso per chiaramente sostituire il mio predecessore, giocare a dare il massimo, ho trovato il massimo, ho trovato una società veramente molto seria, e perciò ringrazio, mi dispiace di magari portato la squadra, magari continuare la stagione, andare un po' più avanti, insomma, rimane comunque, credo che in ogni esperienza, che sia positiva o negativa, ci sono sempre delle cose importanti, ho conosciuto un ambiente nuovo, delle ragazze nuove, società seria, perciò per me è un'esperienza positiva, perciò ci sono da resettare, da digerire, ma in parte credo che sia giusto così. Domani? Sì, noi adesso la nostra concentrazione, il nostro intento era quello veramente di stare lì con la testa, perché insomma poi dopo la partita di Coppa Italia con Schio non ha preso fiducia, potevamo fare, quindi perciò la testa era quella. È chiaro che stiamo parlando con la società, mi piacerebbe anche poter continuare questa esperienza qui, però abbiamo rimandato tutto a dopo perché adesso era troppo importante concentrarsi sulla seconda corsa.